Amici di Sportface, ben trovati a questa diretta tennistica. Vi presento subito i miei ospiti odierni. Uno non è in realtà un ospite, diciamo che siamo stati costretti a averlo qui, ma salutiamolo Matteo Mostarte. Ciao Matteo. Ciao, ciao Ale, ciao direttore, buonasera a tutti. E salutiamo Fabio Colangelo, voce di Eurosport, direttore tecnico della Stampa Sporting di Torino. Ciao Congi. Buonasera a tutti ragazzi, ciao. E soprattutto due grandi avversari di un fantacalcio che è nato quest'anno e che vede dell'odio profondo tra tutti noi, ma cercheremo di stare tranquilli. Però lascio la parola un attimo a Mosciatti, così intanto vado a fare un po' di condivisione di questa diretta. Sì, lasci la parola a me, caro Ale, perché non è una giornata qualunque, è la giornata del successo di Jannik Sinner nella semifinale dell'ATP 250 di Sofia contro Mannarino, una vittoria che conferma tutto ciò che di buono ha fatto l'azzurro quest'anno e l'anno scorso, e quindi partiamo da questo tema. E, caro Congi, dici la tua su, in generale su Sinner, sul match odierno, sì, sulla finale che giocherà domani, ma in generale sulle prospettive, sul tennis di questo straordinario talento azzurro. Allora, bisogna cercare di non essere banali su Sinner, perché si è detto di tutto e tutto quello che si è detto è ovviamente più che corretto. Io mi ero un pochino sbilanciato con qualche collega a inizio torneo e credevo che potesse essere veramente il torneo di Sinner, visto il campo dei partecipanti, visti gli avversari. Ho fatto una piccola scommessina con un collega che diceva: secondo me perde con Aliassime in finale. Gli ho detto: secondo me, se può perdere con qualcuno, può perdere con De Minaur, se no va fino in fondo e potrebbe e vince. Mi sono lanciato, quindi a questo punto mi deve dare una mano. E domani, secondo me, con Pospisil parte favorito. Sarà una partita difficile perché Pospisil è un avversario fastidioso, lo costringerà a giocare tanti passanti, quindi non è scontata come partita. Però Sinner ha dimostrato di essere superiore ormai a questi giocatori, ha la consapevolezza, credo che Roland Garros gli abbia dato ulteriore consapevolezza e onestamente mi stupirei di vederlo perdere domani. Esatto, quello ti volevo chiedere proprio su Pospisil, perché è verissimo che lo costringerà a tanti passanti, però è vero che Sinner risponde tanto e poi di questa cosa parleremo, e soprattutto sulla diagonale rovescio non è proprio una partita, cioè non esiste. No, Sinner risponde molto bene, credo che quando servirà, comunque, se starà attento ci sarà poca partita. Sarà complicato gestire i turni di servizio di Pospisil. Se il canadese servirà bene, ovviamente non sarà comunque facile breccarlo, ma credo che la chiave della partita sarà quella. Se Pospisil riuscirà a giocare tante prime, allora potrebbe diventare una partita complicata, si potrebbe giocare su pochi punti, al tiebreak o comunque... a quel punto lì tutti potrebbero vincere. Se il canadese non sarà comunque bravo a mettere tante prime, io credo che Sinner è talmente capace di rispondere al servizio che se dovesse giocare contro la seconda di Pospisil, qualche break potrebbe farlo tranquillamente. Ma ti stupisce il fatto che, va bene, parliamo di Sinner, del suo talento, del suo strapotere tecnico già da tanto, ma un anno fa l'Azzurro vinceva le ATP, le Next Gen ATP Finals. Si stupisce che a distanza di un anno già possiamo parlare di un finalista nel circuito maggiore e parliamo di un risultato, quello di questa settimana a Sofia, che in fondo neanche è troppo sorprendente, anche per sottolineare il pronostico che hai fatto all'inizio settimana. No, io sono sincero, io quando l'ho visto l'anno scorso a Milano alle Next Gen Finals, è vero che non è un torneo che dà punti, però io mi aspettavo un risultato del genere anche prima e probabilmente senza il lockdown sarebbe arrivato prima. E ha avuto qualche difficoltà, come normale che fosse inizio stagione, gli avversari lo guardavano con occhi diversi, lo avevano iniziato a studiare, quindi che non facesse subito benissimo ci poteva stare, però poi dalla ripresa, soprattutto da Parigi in poi, è stato devastante. Quindi ripeto, non mi stupisce così tanto. Dopo aver visto il livello che era in grado di esprimere già l'anno scorso alle Next Gen Final, mi aspettavo un risultato del genere. Ecco, io ho scritto oggi un pezzo titolandolo sostanzialmente sul fatto che non bisogna avere paura, noi italiani, dico, di dire che
siamo di fronte a un fuoriclasse, a un fenomeno, a un, probabilmente a un futuro campione slam. Siamo stati abituati, forse, no? Negli anni scorsi ci siamo un po' bruciati da soli, non i ragazzi, perché non è il giornalista o il commentatore che brucia qualcun altro, ma ci siamo bruciati da soli, nel senso noi appassionati, parlando di giocatori che oggettivamente erano molto forti, ma che non potevano ambire a vincere uno slam. Secondo me questo è un concetto importante, cioè non bisogna avere timore di dire che questo è veramente di un altro livello rispetto forse a quasi tutti quelli che abbiamo visto. Io sicuramente, in vita almeno. Ma sì, assolutamente. Io, tu mi conosci da una vita, non sono mai stato quello che credeva troppo a non diciamo le cose perché porta male, le classiche, tra virgolette, gufate. Qui abbiamo a che fare con un fenomeno, con un potenziale fenomeno, che se non dovesse succedere qualcosa dal punto di vista fisico sicuramente arriverà a determinati risultati. Poi la differenza tra vincere uno slam e fare una finale, non, se dovesse non mai vincere uno slam e fare solo una finale, non credo si potrebbe parlare di un fallimento, perché poi entrano in gioco tante componenti. Però sicuramente un giocatore capace di vincere uno slam, capace di arrivare nei primi cinque e tutto quanto, l'ho fatto vedere a Parigi, comunque lo scorcio di partita con Nadal a Roland Garros credo che valga più di qualsiasi altra dimostrazione. E secondo te, Congi, anche per dare spazio alla domanda di Luca Fiodino, sebbene dare spazio a Luca Fiodino, come voi mi insegnate, non sia mai è un errore di base, sì, certo. Esatto. Secondo te, per raggiungere questo tipo di traguardi, il Sinner attuale cosa deve migliorare, su cosa principalmente secondo te dovrebbe lavorare proprio con Riccardo Piatti e con il suo team? Allora, partiamo dal presupposto che loro sanno benissimo quello su cui devono lavorare, lo ricordano in ogni intervista. Riccardo Piatti ha avuto la bravura di compiere un percorso con vari giocatori, di portarli in determinate posizioni di classifica, quindi sa bene come si fa. E io quando vedo giocare Sinner, la cosa che mi dà fiducia è che lui ha ancora tante cose da migliorare. Il servizio può diventare sicuramente un'arma ancora migliore di quanto è adesso. Quando viene attaccato, pressato dall'angolo del dritto, in determinate situazioni fa fatica e quindi deve sicuramente imparare a giocare meglio il rovescio in back, delle variazioni, lui stesso il primo a dirlo, verticalizzare ogni tanto di più il gioco, andare a prendersi più spesso il punto a rete, nei pressi della rete ogni tanto. L'esecuzione della volée tecnica è buona, ma fa un po' fatica quando magari deve attaccare un determinato genere di palle, quella lì è solo questione di abitudine, è solo questione di farlo, rifarlo in torneo più che in allenamento, perché in allenamento sono sicuro che sta già provando questo genere di schemi. Quindi l'altra cosa che mi rende fiducioso su Sinner è questa, che abbiamo già un giocatore di altissimo livello e ci sono diversi aspetti nei quali lui può fare meglio, quindi questa credo che sia anche un'altra cosa che ci può lasciare tranquilli. Tra l'altro, Congi, adesso per fare una battuta, ma migliorare il servizio, migliorare alcune cose del dritto, il gioco di volo e lo slice di rovescio, si diceva di un giovane Djokovic, se non erro, sono i quattro dettagli che poi Djokovic ha migliorato e tanto nel corso della sua carriera per diventare, insomma, bravino, abbastanza bravo, mi sembra, in questo periodo. Io volevo fare una domanda a Mosciatti. Intanto c'è Stefano Lorenzetti. È Stefano Lorenzetti, intanto, che vuole sapere la tua carriera, Mosciatti, perché, insomma, noi facciamo parlare Mosciatti a che titolo, in effetti, no? Giustamente. Ah, a titolo di presenza occasionale. No, credo, vabbè, Mosciatti posso dire io che comunque da junior era molto promettente, molto forte. Poi non so cosa sia accaduto, probabilmente troppo fantacalcio, ma insomma, ti ho conosciuto, per non dire altro, per non dire altro, però insomma, Mosciatti puoi rispondere. No, vabbè, ragazzi, best ranking 2-4, 30 punti in classifica ITF. Under 18, non mi ricordo quanti under 14, tennis europe, insomma, con qualche allievo di Conci, gira che ti rigira, mi sono incrociato, però vabbè, la strada scelta è stata un'altra, poi in fondo, diversi problemi fisici, sai, come tutti quelli che si vantano di aver giocato dignitosamente a qualche sport, poi il fisico mi ha frenato, questo penso che sia sotto l'occhio di tutti. Io ho sentito degli allievi di Conci polemizzare intanto sottofondo, non so se ci avete fatto caso anche voi. Quindi questi hanno sicuramente polemizzato, a parte gli scherzi. Torniamo un attimo a Sinner. Mosciatti, voglio chiedere a te, perché tu quando l'hai visto la prima volta dal vivo, qual è stata la tua prima sensazione da uno che insomma gioca a tennis?
la tranquillità che ha sottolineato Congi, già il fatto che l'abbia sottolineata Congi mi lascia tranquillo sul fatto che il mio punto di osservazione non fosse del tutto sbagliato. Sinner, abbiamo avuto modo di vederlo nelle prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia l'anno scorso, quando è arrivato da favorito in quel contesto con tutto il pubblico che sostanzialmente era venuto a vedere lui fin dal primo turno contro Tomasetto di Torino, proprio un giocatore proprio delle parti di Congi, e Sinner giocò da quel match poi tutto il corso delle prequalificazioni che perse in finale contro Andrea Basso con una tranquillità, con un'autorità fuori dal normale, perché poi alla fine giocava con tutti i giocatori più grandi di lui di età, a parte il Musetti che batté in semifinale, ma con un'autorevolezza impressionante, che è poi quella che vediamo anche in TV a livelli più alti. E io credo che questa caratteristica Sinner ce l'abbia sin dai Challenger, sin dai pochi ITF che ha giocato un paio di anni fa. Fiorino, io ho detto Fiorino, non bisogna dare spazio a Fiorino. Sì, ho giocato contro Medvedev in Belgio, 6-2, 6-1 mi sembra. Poi lui fece secondo turno main draw, under 18, lui fece finale. Dai, è stato fortunato a farmi 22 ace. Beh, 22 ace a quell'età non benissimo, Mosciatti. Allora, no, c'è una domanda seria e una no di Andreoli per Colangelo. Io la devo mettere, perché quella seria è: volevo porgere due domande. A 19 anni si può davvero reggere tutta questa pressione senza lasciarsi mai scalfire? La seconda te la leggo dopo. Ho paura. Anche se l'hai già letta. No, non l'ho letta, non riesco a vedere, però ho paura della seconda. Sì, si può, perché lui lo sta dimostrando. Abbiamo qualche esempio nel passato di grandissimi campioni che sono riusciti a sopportare quella pressione. Non faccio nomi, ma si possono immaginare. E lui lo dimostra tutti i giorni, comunque, anche quando dà le risposte in conferenza stampa, è consapevolezza e tranquillità, e quindi sì, mi sento di dire che si può tranquillamente, ce lo sta dimostrando. E l'altra domanda era come ci si sente ad aver preso solamente 4 gol in 4 partite a Fantacalcio? La faccio anch'io questa domanda a Congi. Ma ragazzi, ci si sente bene. Quando si ha una difesa solida i ragazzi seguono le indicazioni del mister. Se volete, no, non ve lo spiego perché sennò poi me la buttate, però bisogna anche partire dalla difesa, ragazzi. Mi piacerebbe. Si può avere in attacco come voi, Ronaldo, Ibrahimovic, anche la solidità in difesa ci vuole. Mi piacerebbe leggere fra i commenti dei nostri amici i primi complimenti per il titolo che Congi si appresta a vincere in questo particolare campionato. È un campionato particolare, Congi ne approfitta, vola in testa alla classifica e non vedo come possiamo farlo scendere. Possiamo andare avanti. Allora, Mike Maltese dice: giocatori con finale ATP e top 40 a 19 anni, penso nella storia si contano in una mano, divenuti tutti campioni. In realtà, ovviamente, nel passato è successo più spesso, visto che erano altri tempi, insomma, 17 anni, anche 16, 17, 18, si arrivava ad alto livello, però per questo momento storico è risultato clamoroso. Tra l'altro, dovesse vincere domani la finale, andrebbe a battere il record di Claudio Pistolesi, che è il giocatore italiano ad aver vinto da più giovane un torneo ATP, vinse Bari nel 1987. Ecco, già anche questa è una cosa che fa impressione, no? Perché poi pensiamo anche a tutti gli altri grandi del nostro tennis, a Panatta, Barazzutti, eccetera, e rischia di vincerlo ancora prima un titolo, Congi. Ma sì, oggi spulciando Twitter ho visto un tweet di Giorgio Spalluto che metteva insieme tutti i record di precocità che ha già raggiunto Sinner. Adesso non me lo ricordo a memoria, ovviamente, se voi riuscite magari ad andarlo a recuperare, però è veramente impressionante, assolutamente, ripeto. Mi stupirebbe non vederlo vincere domani e credo che sarebbe giusto e sarebbe il coronamento di una crescita veramente impressionante che ha avuto negli ultimi 12 mesi. Mi dispiacerebbe per Pospisil perché è veramente un bravissimo ragazzo, un giocatore molto, tra l'altro, bello da vedere, gioca un tennis che ormai è sparito. L'ho messo intanto il tweet di Giorgio. Eccolo qua. Mi spiacerebbe vedere Pospisil perdere, ma ovviamente credo che mi piacerebbe più vedere Sinner vincere, sarebbe, e credo che sia anche
poi l'ultimo torneo dell'anno sarebbe anche simbolico da certi punti di vista. Assolutamente. Intanto giustamente Matteo qui cita il fatto che ci sia Dardri a fare la sparring alle finals, adesso arriviamo a parlare di ATP Finals e poi volevo un giudizio su Luca Nardi. Io su Luca Nardi faccio parlare prima Mosciatti perché lo abbiamo visto anche insieme a Perugia ad esempio, lui l'ha potuto vedere nuovamente a Parma ed è un ragazzo che gioca veramente bene a tennis. Intanto facciamo ovviamente un bel in bocca al lupo a Dardri che sta allenando i primi 8 nel mondo nella sparring, insomma una sensazione che non deve essere malissimo. Mosciatti, su Nardi. Su Nardi sono ovviamente d'accordo con l'analisi che ha fatto il suo allenatore Roberto Antonini, da te intervistato 2-3 giorni fa, quando parla di un giovane che quando colpisce la palla non fa fatica. Questo fa impressione di Nardi, ma sin dalle prime esperienze a questo livello, a livello challenger, contro giocatori ben più quotati del talento di Pesaro. Nardi colpisce la palla in maniera fantastica e davvero non sembra mai far fatica, non sembra mai in difficoltà quando gioca, ma anche quando gioca i punti. E questo, come sottolineava Antonini, a volte lo porta un po' ad abbassare l'intensità, ad abbassare il ritmo. Penso sia molto importante in queste stagioni, soprattutto la prossima, che si abitui piano piano a confrontarsi con questo tipo di giocatori che affrontano i challenger per abituarsi a tenere alto ritmo, alta l'intensità e quindi a tenere alte le qualità che sono clamorose. Non vi dico parliamo di nuovo Sinner, secondo Fiorino parliamo del nuovo Giotto, però sicuramente questo per aprire poi il discorso che potremmo fare sui tanti giovani azzurri, ma Nardi Non credo abbia tanto in meno di Sinner e di Musetti. Eh sì, la naturalezza con cui gioca i colpi Nardi è veramente incredibile. Fabio, tu vuoi aggiungere qualcosa su Nardi? Ma Moscio ha detto tutto, è stato esaustivo. E tu sai che io ho un debole per Nardi perché 2 anni e mezzo fa, credo, forse anche di più, lo vidi a Sassuolo, un future. Era giovanissimo e credo ti mandai un messaggio per dirti ma questo tu lo conosci, sì, sì. Da dove salta fuori? Come no? Mi impressionò tantissimo, era giovanissimo e parlando con un tecnico federale di questo ragazzo, lui mi disse speriamo che abbia voglia di fare il giocatore di tennis, perché rispetto ad altri suoi coetanei giocava benissimo, però non era ancora convintissimo di fare quella vita. Adesso sta dimostrando di volerlo fare, credo che sia solo un fatto positivo perché a tennis gioca in una maniera veramente splendida, mi piace tantissimo. Un po' che io lo vedo, però veramente... No, volevo aggiungere bello. Una cosa su quello che dice Congi, che mi ha detto Antonini proprio, cioè il fatto che sostanzialmente nel torneo di Anversa, dove ha avuto wild card, ha vinto anche un set con Giron, quindi ha giocato ad alto livello, abbia capito, soprattutto in allenamenti con Dimitrov, con Andukar e con altri giocatori, di avere la possibilità di giocare a quel livello lì, cioè di scambiare a quel ritmo lì senza particolari problemi. E gli stessi giocatori che all'inizio non lo conoscevano, poi gli hanno fatto tutti quanti i complimenti, ed è un qualcosa che credo sia veramente rilevante, no? Per un giovane può cominciare a crederci, no, Congi? Sì, sì, sì. Hai bisogno di queste cose per capire, perché sai, gli altri te lo dicono da fuori, però quando giochi dentro le sensazioni, per quanto tu possa fidarti di quello che ti dicono da fuori, poi le sensazioni che hai in campo sono le tue e all'inizio ti fidi soprattutto di quelle. Quindi capire determinate cose ti aiuta ad avere molta più consapevolezza. Quindi se lui ha capito di poter competere già a certi livelli, di non aver problemi dal punto di vista del ritmo, è un qualcosa che potrà solo aiutarlo nel proseguo della sua crescita. Io a quello che ha detto Congi su Nardi in precedenza aggiungo che secondo me per far crescere o per tenere alta la sua passione per il tennis e la sua voglia di arrivare nel circuito, di stare in questo mondo, secondo me sarà importante anche la figura del fratello Niccolò, oltre chiaramente a quella di coach Antonini, che è un altro ragazzo che nella vita ha sempre giocato a tennis, è del 96, il fratello, e ha tanta passione e spesso condividono anche il campo, si allenano insieme, sta con lui, lo segue ai tornei, anche a Parma c'era, a Perugia lo ricorderai Ale, e sì. C'era anche a Parma Niccolò, e quindi penso che la vicinanza nel circuito, non solo a casa, di una figura come Nick, come il fratello, potrà essere importante in questi primi anni da giocatore di Luca Nardi.
Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vi faccio un'ultima su Sinner, perché è arrivato il prode con Bentucci, quindi non posso non farvela. Dice, secondo voi a quale campione del presente o del passato somiglia Sinner sul piano tecnico? Secondo me, aggiunge lui, non somiglia a nessuno, è un qualcosa di totalmente nuovo e a suo modo rivoluzionario. Congi, tu da tecnico, che cosa ci senti di dire? Anche se so che poi fare mente locale in questi casi subito su tutti i giocatori del passato e del presente, sì, non, esatto, è facilissimo. Però comunque dimmi un po' se ti viene in mente qualcosa o qualcuno. Ma... Congi, ti concediamo tempo a Congi per pensare. Perché sì, tu ce l'hai, bravo. Io non è che ce l'ho, io dico che a volte quando vedo giocare Sinner in partita, il tempo sulla palla, il suo modo di creare spazio per poi imprimere tutta la violenza che sa dare al colpo, mi ricorda Kane Ishikori, che è chiaramente molto meno violento, ma appunto avendo meno qualità proprio a livello di potenza, riesce comunque ad essere incisivo per il tempo che riesce a, per il tempo con cui riesce a impattare la palla. Ishikori a volte gioca anche in controbalzo e secondo me ha questa qualità, arriva sempre sulla palla nel modo giusto, con il tempo giusto, nella posizione giusta, cioè sappiamo quanto gli appoggi facciano la differenza in questo sport, come tu, Congi, mi insegni, e secondo me Sinner a volte riesce a tirare di un forte che poi ci lascia tutti di stucco davanti alla televisione per il modo con cui arriva sulla palla, e secondo me oggi quello che si avvicina di più a questa caratteristica è Kane Ishikori. Io aggiungo che il fatto che abbia fatto tanto sci a livello molto alto da piccolo, per quanto riguarda gli appoggi, i movimenti, anche l'indipendenza degli arti rispetto ad altri giocatori un po' più non so, così statici, diciamo così, secondo me può essere importante, e credo che insomma oggi anche da tecnico confermi che il fare altri sport, soprattutto da piccoli e soprattutto alcuni sport, sia molto importante. Io sottolineavo giorni fa come per esempio Camila Giorgi, che può avere tutti i difetti del mondo, ma che fisicamente è tra le tenniste più forti che ci siano nel circuito, arriva dalla ginnastica artistica che faceva quando era molto piccola. Sì, assolutamente, il fatto di fare altri sport aiuta, poi loro Sinner lo faceva anche molto bene, e sicuramente lo sci ti... Ovviamente non è uno sport con la palla, quindi non ti può aiutare da quel punto. No, mi ha anticipato Fiorino, non vale. Non vale. No, non vale. T'ho detto, non bisogna dare spazio, no, a Fiorino. Non vale. Quello non, è vale. Non vale. Niente, me ne vado. No, raccontaci, no, di Safin. Me ne vado. No, sicuramente lo sci dal punto di vista delle gambe ti dà una forza, una stabilità, ti obbliga ad avere una forza e stabilità tale che sicuramente può averlo aiutato. No, l'ha detto Fiorino, che non va bene. Dai, Safin, dici perché Safin. A me lo ricorda per la facilità nel generare potenza, velocità senza far fatica. Eh sì, questo è vero, perché il fatto di non fare fatica in effetti si può associare a Marat. Dal punto di vista tecnico ovviamente non c'è grossa similitudine nelle esecuzioni. È chiaro, il rovescio è il colpo più sicuro di entrambi, però... Io pensavo a Safi mentre gentilmente Mosciatti parlava al posto mio, e la similitudine con Safi mi è venuta in mente per quel motivo lì, la capacità di tirare forte, molto pesante, senza far fatica. Io ricordo delle prequalificazioni, appunto, di cui parlava Matteo prima, di un anno e mezzo fa al Foro. Io non lo vedevo da un po', Sinner. E vederlo da vicinissimo, il suono che faceva la sua palla, la pesantezza della sua palla, è un qualcosa che mi impressionò, anche se fece fatica in quelle prequalificazioni, perché arrivava dalla finale del Challenger di pochi giorni prima, era mezzo infortunato, però proprio faceva la sua palla, faceva un suono diverso e aveva una pesantezza diversa rispetto a tutti gli altri. Io ricordo, cogliamo l'occasione per, sì, ricordare al mondo, quindi a tutte le persone che ci stanno guardando, che la prima intervista della carriera di Jannik Sinner al Foro Italico l'ha rilasciata a Sportface, la ritireremo fuori quando Sinner diventerà numero uno del mondo. Va bene? Esatto. Tutti d'accordo? E la venderai, ovviamente. Ok, a posto. Prego, direttore. Direi che ci siamo. No, direi che possiamo passare a questo punto al discorso finals, anche se ovviamente imperversa Sinner, come è normale che sia, anzi Sinner, se vogliamo proprio andare sulla pronuncia precisa. Allora, io mettiamo qui in grafica intanto i gironi delle finals, perché io poi non mi ricordo mai nulla a memoria, quindi ma Congi già li ricorda a memoria, è incredibile. Congi già li ricorda. Comunque è sorteggiato lui.
Ecco, li vedete sulla sinistra, il gruppo Tokyo, vi ricordo che siccome è il 50° anniversario, quindi la prima edizione fu quella del 70 a Tokyo, il gruppo Tokyo 70 è Medvedev, Zverev, Djokovic e Schwarzman, gruppo Londra 2020 invece Rublev, Nadal, Thiem e Tsitsipas. E vi ricordo anche che c'è Matteo Berrettini presente come riserva, ovviamente noi non gufiamo, però insomma speriamo che possa giocare almeno una partita il buon Matteo. Allora, così... Congi, raccontami un po' le tue impressioni su questi due gruppi e poi ovviamente vi chiederò alla fine anche il vostro favorito, anche se nelle finals è difficilissimo, forse è la manifestazione in cui è più complicato, visto che quest'anno poi arrivano tutti abbastanza bene fisicamente. Sì, quest'anno è ancora più difficile, sicuramente, visto l'anno che è stato. Ma direi che non scopro l'acqua calda dicendo che il gruppo Tokyo è quello più complicato, visto che comunque ci sono i due finalisti di Bercy, è il numero uno del mondo. L'altro per certi versi potrebbe anche essere più interessante, perché bisogna capire, cioè, guardandolo così dici Rublev e Nadal, perché Thiem ha avuto dei problemi, Tsitsipas ha fatto abbastanza fatica nelle ultime settimane, però ricordiamoci che Thiem e Tsitsipas sono i finalisti dell'anno scorso e Rublev è all'esordio, quindi si potrebbe anche patire questa cosa. Nadal, sappiamo benissimo quanta fatica abbia sempre fatto al Master, quindi sarà, a me personalmente è il torneo che piace di più, l'ho sempre sostenuto, quindi sono molto curioso di vedere come andrà quest'anno. Io così la butto lì, secondo me se passa il girone, che non è per niente scontato, Medvedev, che quando entra in ritmo però, tu l'avresti detto solo perché ci hai fatto tre game e quindi puoi vantarti di aver fatto tre game poi con chi vince le finals, ma non forse vale. Forse è vero. Però secondo me, tu hai detto, Ale, che alcuni comunque arrivano in condizioni fisiche migliori magari rispetto a quanto gli anni scorsi. Perché si arrivava dopo una stagione infinita, invece questa volta si arriva dopo alcuni mesi di tempo. Però è anche vero che secondo me, anche per quello che ho visto nelle ultime settimane, questa attività particolare di questi ultimi mesi, con tanti tornei concentrati, con due slam su due superfici diverse ravvicinati, come diceva Congi, fa sì che alcuni comunque non arrivino in perfette condizioni, quindi magari non arriveremo al livello della finale Dimitrov-Goffin di un paio di anni fa, però ecco, anch'io avrei detto Medvedev, e dico Medvedev anche perché se lo dice il direttore non posso che sottoscrivere, anche inginocchiandomi. Fra Djokovic e Nadal anch'io vedo meglio Djokovic, vabbè, ovviamente occhio a Rublev, perché è anche scontato dirlo in questo periodo, e tu non gufi, forse dai, una mezza gufata tiriamola in generale, una gufata generale affinché esatto, affinché Berrettini, bravo, dopo un match, perché a volte entrare dopo due match, magari dopo due sconfitte, ha senso solo dal punto di vista economico, quindi sperando che Berrettini possa entrare da riserva dopo un match o magari già da subito, a quel punto faremo senza dubbio il tifo per lui, dai. Eh sì, io a questo punto chiedo a Congi un parere, abbiamo gli ultimi minuti, proprio su Berrettini, cioè ha avuto una stagione veramente complicata, perché era infortunato all'inizio, è infortunato alla fine sostanzialmente, visto che come sappiamo ha questo problema al piede che ancora non è del tutto risolto, anche se sta meglio. Ecco, mentalmente secondo te quanto può essere stato difficile questa stagione per lui, di aver giocato così poco, e come si deve preparare per un 2021 invece importante? Difficile, è stato un peccato, perché se fosse stato bene a inizio, con i secco in mano non si va da nessuna parte, ok, però sarebbe stato bello vederlo sano a inizio stagione dopo il finale di stagione che aveva avuto l'anno scorso. Difficile perché sicuramente lui aveva tante aspettative, aveva tanta voglia di fare ancora bene, meglio se possibile, e i problemi fisici non l'hanno per niente aiutato, il lockdown, poi quello che è successo dopo, stagione, vabbè, dir complicata e strana e dir poco, quindi dovrà essere bravo, ma lo sarà sicuramente, perché comunque ha già dimostrato grandissima maturità, è seguito da un team fantastico, dovrà essere bravo a cancellare, a non pensare a quello che è successo quest'anno, sapendo che è appunto una stagione molto particolare, ha la fortuna di ripartire da un'ottima classifica, e questo sarà sicuramente un vantaggio, e giocare il 2021
non ti dico come se questo 2020 non ci fosse stato, però vista la classifica che avrà, potrebbe anche partire proprio da quel presupposto lì, perché la classifica alla fine è quella, ma cambia un posto rispetto a fine della stagione scorsa. Eh sì, io chiedo a Mosciatti la stessa cosa, consapevole del fatto che Matteo poi conosce molto bene, proprio umanamente, no? Matteo Mosciatti conosce molto bene Matteo Berrettini dal punto di vista umano. Lui è uno che comunque è un po' un perfezionista, no? Quando le cose non vanno si arrabbia sostanzialmente, lo si vedeva secondo me tantissimo nel match di Bercy che ha perso Giron, in cui era ovvio che non stesse in piedi, poteva comunque vincere ed era lì arrabbiato proprio per questo, no? Che non riusciva a fare quel qualcosa in più fisicamente per portarla a casa. Che ci aspettiamo dall'anno prossimo? Ah, io non mi concentro tanto sull'anno prossimo, perché quando parliamo di Matteo Berrettini, e tu lo sai bene Ale, mi piace pensare a quel che sarà, ovvero quando i diciamo vecchi del circuito smetteranno, perché a un certo punto tutto bello, i Fab 3, Federer, Nadal, Djokovic, tutto quello che volete, ma a un certo punto sarà anche il caso di lasciare posto agli altri. E io continuo a vedere un giocatore che al netto della condizione fisica a tratti pessima quest'anno, ha tutte le carte in regola, secondo me, per vincere almeno uno slam sul veloce, con quel servizio e con quel dritto, con poi una concorrenza, secondo me, i giocatori degli anni 90 che attualmente fanno parte della top 10, per adesso non si sono evidenziati per continuità disarmante come magari in questi anni abbiamo visto da parte di Djokovic, Nadal e Federer. Quindi io penso che nella piccola bagarre che si andrà a creare con tutti quei giocatori e con Sinner che arriva da dietro e secondo me anche Musetti che arriverà da dietro, secondo me possiamo divertirci con Berrettini su tutte le superfici. Quindi anno prossimo magari stagione conservativa, non come quest'anno che alla fine è stata una mezza stagione, però penso che l'obiettivo sarà continuare a mantenere, continuare a dimostrare di poter stare ancora tra i primi 10. E poi fra quanti anni diamo ancora ai vecchi? Fate voi, però poi quando sarà, secondo me ci divertiremo sul serio. Ai vecchi già mi sembra un bel insulto, adesso manderemo questo video ovviamente a Nadal e Federer soprattutto, vedremo la loro reazione. Da Congi, prima di farvi poi l'ultima domanda, voglio sapere cosa ne pensa, proprio perché noi parliamo ormai ovviamente in questo periodo di Sinner, di Musetti che ovviamente sta facendo grandissime cose, e quasi ci si dimentica che abbiamo un top 10 come sì, Matteo Berrettini, e ci si dimentica del fatto che può ancora crescere tanto anche lui. Uno slam, ci credi a uno slam sul veloce? È una cosa bellissima questa, comunque, alla fine. Cioè, noi abbiamo sì. Berrettini che è top 10, Fognini che è di poco fuori, e quasi ci dimentichiamo. Cioè, se penso a non tanti anni fa, sarebbe stato un sogno parlare di queste cose. Detto questo, il discorso di Matteo ci sta. Io ho paura che soprattutto i primi due, adesso Federer io credo che, mia personale opinione, che giocherà ancora solo l'anno prossimo, la mia impressione è che quegli altri due non siano così intenzionati a, tra virgolette, smettere così presto. Quindi la mia paura più grande, tra virgolette, per Berrettini è quella che la bagarre di cui parla Matteo non arrivi così presto, e quindi certi valori si possano, diciamo, assestare un pochino di più. Io vedo obiettivamente alcuni giocatori di quelli degli anni 90 superiori rispetto a Berrettini. Se cresceranno ancora, se aumenterà ancora la consapevolezza e magari il divario, potrebbero esserci ancora, per dire, un paio d'anni abbondanti di Nadal e Djokovic, e poi quando loro smetteranno, caleranno, un Medvedev, uno Zverev, uno Tsitsipas avranno compiuto il salto di qualità che li porterà a essere superiori a Berrettini. Questa è la mia, diciamo, tra virgolette, paura. Però onestamente non ci potrebbe anche stare, cioè ha vinto Slam gente che se lo vincesse Berrettini non ci sarebbe nulla di male, di stranissimo. Assolutamente. L'ultima domanda ve la faccio un po' sugli altri italiani, perché sono arrivati un po' di messaggi che citano nomi di ragazzi giovani che possono crescere o che possono tornare a fare ottime cose. Per esempio, vi faccio vedere questo messaggio di Pasquale che parla di Filippo Baldi, giocatore sottovalutato, lui dice, adesso tra l'altro è tornato a allenarsi a Roma con Francesco Aldi. Poi c'era un altro messaggio, se li vado a riprendere piano piano, su Francesco Forti. Poi c'era Matteo che parlava di Maestrelli, Passaro, Federico Arnaboldi, oltre a Gigante e Cobolli già più conosciuti. E poi Roberto Longa prende in giro Mosciatti sul fatto che, perché Mosciatti ha fatto da sparring ai giocatori che poi hanno perso in semifinale al Challenger di Parma, quindi insomma, diciamo, sì, però che... non lo diciamo che l'ho fatto anche a Stebbe che poi ha vinto il torneo, questo non lo diciamo.
questo lo mettiamo, questo lo mettiamo. Va bene, Longa, noi segniamo tutto, va bene così, dai, va bene. Forza. Insomma, vi ho citato qualche nome, anche di altri che non sono stati citati, vorrei... Chi è che potremmo rivedere o vedere fare ottime cose tra i giovani? Io, a me piace citare anche Matteo Donati, che sta cercando in tutti i modi di tornare e che ha, secondo me, le qualità per arrivare. Però, certo, bisognerà vedere il gomito e cosa ci dirà. Congi, lascio prima a te la parola. Ma tutti i nomi che sono stati fatti sono tutti nomi di ragazzi molto interessanti. E ripeto, è una cosa molto bella. Donati, Matteo, sì... Io speravo tanto in lui, per fortuna c'è ancora tempo. Purtroppo ho saputo che ieri si è ritirato, era iscritto un torneo Open a Genova e si è dovuto ritirare, non so per quale motivo, perché il turno prima aveva giocato con un mio allievo, quindi ho saputo che il turno dopo si è dovuto ritirare, quindi magari non è nulla, però non è una bella cosa. Poi, vabbè, io ovviamente ti faccio il nome anche di Giovanni Fonio, che qualche non hanno citato, ma è un ragazzo che ha un ottimo potenziale. E abbiamo veramente un gran bel gruppo e, come si dice, è una banalità, però è così: il fatto che ci siano dei riferimenti così importanti crea competizione e però dà la consapevolezza a tanti di potercela fare. Questo è solo che positivo per il nostro movimento. Chi citi, Mosciatti, tu? Secondo me, per quanto, come avete sottolineato voi, parliamo di gruppi veramente promettenti da tutti i punti di vista, perché anche vivere i tornei con questi ragazzi ti fa capire quanto ottimismo ci sia anche fra di loro, con la, diciamo, questa idea diffusa di portare avanti questi gruppetti anche a livelli più alti dei tornei che adesso si trovano a giocare, magari anche con delle wild card. Io non dimentico Gianmarco Moroni, che in questa lista non è stato citato. Grande Jimbo, che è andato a Foligno. Mi piace citare Jimbo, di quelli che i nostri ragazzi... Sei sicuro di dare spazio anche a Renata Mognino, Ale? Dopo Luca Pioli? Dipende poi quanto mi dà dopo. Poi, insomma, beh, ragazzi, l'abbiamo dato 25-50 euro. Sì, no, infatti, dopo Renata Fiorino. Scusate. Ok. Vabbè, comunque. Al di là di Moroni, di quelli che... E al di là di Renata Mognino, dico. Al di là di Renata Mognino, dei nomi che i nostri amici hanno citato, io sono pazzo di Federico Arnaboldi, che a Todi abbiamo visto vincere contro Luca Nardi al primo turno dei campionati italiani assoluti, un match di livello clamoroso, sembrava quasi Mosciatti con l'angelo alla PlayStation il livello di quel match. E poi degli altri ragazzi, io ho un debole da sempre per Flavio Cobolli, perché secondo me a livello caratteriale ne ha di più, ma ne ha di più di tutti questi ragazzi degli anni 2000, fine anni 90, quindi Il tridente che cito questa sera oggi, che è 13 novembre 2020, ricordate, io dico Moroni e dei più giovani Flavietto Cobolli e Federico Arnaboldi, ultra dell'Inter, tra l'altro, tifosissimo dell'Inter, anche una pagina Instagram di Fede Nerazzurra. So che ti darà fastidio, Ale, però questa è la realtà. Non conosco alcun Arnaboldi che non si chiami Andrea, infatti, questo in realtà è interista pure Andrea, non sì, sbaglio, esatto. Quindi è il problema. Quindi diciamo che non conosco alcun Arnaboldi. Andrea Arnaboldi ha mutolito il gol del 3-2 del Real Madrid in quel di Parma, stava lì tutto carico, in tuta, soffriva con Antonio Conte, così, poi niente, 3-2 in contropiede, e è andato in camera. Bene, allora io a questo punto vi ringrazio. Dopo questo ringrazio il buon Fabio Colangelo, scusate, che sta cercando, sì, con il buon Rabiot, che sta cercando di vincere un campione a fantacalcio, e con i portieri di Genoa e Sampdoria. Ragazzi, ve lo metto titolare tutto il campionato, rendetevi conto. Campionato ve lo vedete titolare, tutto. Vincerà così, con gol all'ultimo, già è scritto. Cioè, sono proprio quelle cose che non c'è neanche bisogno di raccontarle. Grazie, Congi. Grazie a voi, ragazzi. Buona serata a tutti. Ciao Mosciatti, alla prossima. Ciao direttore, ciao Congi, ciao a tutti. Saluto a tutti.